sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo anche oggi la memoria di una Clarissa, celebriamo la beata Mattia Nazarei, siamo nel 1253 per la precisione, dove a Matelica, Macerata, nacque la piccola Mattia. Fin dai suoi piccoli anni il suo cuore si orientò verso Dio, infatti nonostante le aspirazioni paterne fossero di maritarla, insomma farla con conte perché era di famiglia nobile, la beata Mattia scelse di rinunciare al matrimonio e al ricco patrimonio familiare per diventare figlia di Santa Chiara. A 18 anni, come anche Santa Chiara, ecco, seguendo anche gli esempi, entrò nel monastero di Santa Maria Maddalena e chiese di essere ammessa tra le clarisse, però la badessa, temendo l'ire paterne, come anche Santa Chiara, disse: pensaci un attimo, forse stai a casa, aspetta bene il placito paterno. Lei non si persuase alle ragioni della badessa, si ritirò nell'oratorio a pregare. Trovato per caso, male tra virgolette, mettiamo per caso, un cantuccio e una vecchia tonica, la indossò, si recise le bionde trecce e, prostatasi dinanzi il magico crocifisso, chiese aiuto al Signore. Quando arrivò nel monastero il padre Gualtiero, rimase colpito dalla determinazione della figlia, desistette al proposito di riportarla a casa. Iniziò così per Mattia su un noviziato improntato alla preghiera, digiuno, digiunava molto, e alla dedicazione alle opere più umili del monastero, divenendo ben presto modello per i religiosi osservanti la Santa Regola. Quindi una vita semplice, ma tutta interiore, come anche la Madonna ha fatto una vita semplice esternamente, ma era tutto nel suo cuore immacolato, la grazia e la santità. Allora, il 10 agosto 1971, davanti al notaio, fece la rinuncia del suo patrimonio, donando parte ai poveri e parte al monastero, ed emise la sua professione solenne. Poi, morta la badessa, la comunità l'elesse all'unanimità a diventare lei badessa, che svolse questo incarico per 40 anni consecutivi fino alla morte. Quindi una breve biografia. Durante il suo governo, suor Mattia condusse a tempo di imprese materiali, ma assai ardue, guardando l'estrema povertà del tempo, sistemò la chiesa, sistemò anche il monastero, perché era troppo piccolo e angusto per ricevere le giovani che volevano entrare, proprio anche seguendo l'esempio della santa, insomma, di quest'anima santa. Ecco, inoltre suor Mattia era tanto sensibile alle sventure del prossimo da essere chiamata madre della carità, ed era sempre pronta a consolare gli afflitti con parole che recavano pace e serenità. Dopo 48 anni di incessante preghiere, di penitenze, dedizione al prossimo, presagì il giorno e l'ora della sua morte. Era il 28 dicembre 1320, la beata aveva 67 anni. Diede a tutte la santa benedizione prima di morire, esortandole a seguire l'esempio di nostro Signore Gesù Cristo per possedere il regno dei cieli. Ecco, il vero tesoro è quello celeste. Continuò dicendo che dovevano osservare principalmente tre cose: la castità, l'obbedienza e la povertà. E testualmente: vi dico, care figlie, che piace più a Dio la santa obbedienza che il sacrificio. Portate rispetto alle vostre maggiori sull'esempio di Gesù Cristo, che fu obbediente fino alla morte di croce. Osservando l'obbedienza sarete graditi a Dio. La terza cosa che vi raccomando è la santa carità. Questa supera tutte le altre. La carità ci fa stare con Dio e Dio con noi. Io mai abbandonerò questo monastero, adesso vedremo, sempre ne sarò la vigile custode. Voi però compatitevi scambievolmente, amatevi sempre perché Dio è amore. Questo testamento, no? Allora, era appena spirata quando Dio manifestava già con nuovi prodigi la gloria della sua sposa fedele. Ecco come Saint Gerbet la settimana scorsa. Il corpo della beata emanò fragranza di paradiso da inondare tutto il monastero, avvolto in un fascio di luce da richiamare l'attenzione dei concittadini che corsero a vedere lo straordinario fenomeno. Essi videro in mezzo a tanto splendore un'lucentissima stella che con il suo raggio metteva a capo al corpo della beata, come a testimoniare la sua santità. Il 27 luglio 1765 il Papa Clemente XIII approvò il decreto di beatificazione. Ora, i prodigi che la beata andava operando le crearono una fama che varcò i confini di Matelica e causarono un continuo accorrere di fedeli. Questo crescente afflusso di pellegrini lungo il corso dei secoli terminò tre traslazioni del venerabile corpo per meglio destinare nella sua chiesa un posto di privilegio. Ad ogni traslazione il corpo della beata e le sue reliquie emanarono un prodigioso umore sanguigno, come San Siaveno, fenomeno che si ripete anche ad ogni ricognizione cadaverica.
I panni macchiati dell'umore sanguigno, divisi in pezzetti, vengono ancora oggi distribuiti fra molti devoti della Beata come reliquie in segno di protezione. Ora, ecco il fatto che costituisce questa caratteristica fondamentale della Beata, questo prodigioso umore sanguigno che emana dal suo corpo e dalle sue reliquie. Si legge infatti negli atti di beatificazione che nella traslazione del 1536 ricominciò tosto a sudare tanto che quelle suore usavano asciugatoi di lino per asciugarlo. Nella ricognizione giuridica, quindi non così giuridica, del 1756, appena aperta la cassa, si effuse un suavissimo odore e il corpo fu trovato intero. La carne era sì disseccata, ma intera. Nell'occhio destro semichiuso si scorgeva la pupilla, nelle mani e nei piedi la carne si cominciava a consumare, ma le braccia erano flessibili. L'abito e il velo erano pure bene conservati. Quando, 22 dicembre 1658, prima di essere posta nella sua nuova sede, fu riaperta la cassa, si verificò allora quanto avvenuto 200 anni prima. Infatti, la pezza di lino più volte raddoppiata che avvolgeva il corpo della Beata fu vista intrisa di umore sanguigno da tutto il popolo, attestarono i medici presenti. L'autorità ecclesiastica, il 17 marzo 1759, in presenza di testimoni, aprì l'urna e vide che dell'umore sanguigno erano macchiati i teli sui quali poggiavano le mani e i piedi e il viso trasudava ancora. Fu ricoperto con un candido fazzoletto di lino. In meno di 2 minuti comparve chiazzato in più luoghi di umore sanguigno. A tal prodigio fu presente lo stesso vescovo Monsignor Francesco Viviani e il dottor Paolo Prosperi, che ne fece una dettagliata relazione confermata con solenne giuramento da testimoni. Quindi qui sono fatti chiari, inoppugnabili. Il vescovo fece un'altra ricognizione il 13 maggio successivo, il fenomeno fu sempre lo stesso, insomma ecco il fatto si è ripetuto ancora. Allora, l'11 giugno, andiamo avanti, 200 anni dopo, siamo 1921, il padre Raffaele Tittoni, guardiano dei francescani e confessore delle Clarisse, si avvide che la mano sinistra della Beata espandeva umor sanguigno da bagnare in 3 giorni un purificatoio sotto la stessa mano e il fenomeno si notò al piede destro. L'umore dapprima sbiadito divenne poi assai colorito. Informate le autorità ecclesiastiche, queste constatarono un nuovo prodigio, assieme al dottor Conforti ne fu esteso regolare processo. Le reliquie del prodigioso umore rapidamente si diffusero in tutto il mondo, le cercarono e le tennero a caro sommi pontefici e personaggi altissimi, dovunque portarono consolazioni salutari a maestramenti e anche miracoli, come adesso ne vedremo qualcuno. Nuova manifestazione in epoca più recente, siamo nel 1972, quando sono nato io, ha visto nuove indagini e analisi dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Camerino. Tali analisi, di tipo ematologico, effettuate su 5 reperti intrisi di umore, hanno portato i seguenti risultati. Le macchie presenti in tutti i 5 reperti sono certamente costituite da sangue piuttosto invecchiato. Poi nel 2014, 6 anni fa, nuovamente, ecco, c'è stata una nuova sudore, insomma, e quindi gente da tutte le parti. Cioè, narriamo alcuni miracoli, tralasciato quelli del 1300, che si sa, siamo nel Medioevo, no? La gente pensa che nel Medioevo è tutta fantasia, no? Non c'è problema, ci sono talmente tanti miracoli, possiamo prendere anche di recenti. Allora, tagliando la legna con una scure, certo Giovanni Francesco di Giglio si produsse una grave ferita al pollice della mano sinistra che non voleva rimarginarsi. Passarono giorni e settimane, ricorse a molti rimedi, ma il male, anziché cessare, tendeva ad aggravarsi. Ebbe l'ispirazione di chiedere la guarigione alla Beata Mattia, si portò nella sua chiesa per domandarle grazia. Dopo aver fervorosamente pregato, grande fu la sua meraviglia allorché vide la ferita rimarginata. Quindi la prima lavorava lì. Singolare poi il modo col quale la Beata Mattia avverte le religiose del suo monastero e i suoi devoti di un qualche fatto loro incombe. Sentite, si sentono infatti nell'urna che racchiude il prezioso corpo della Beata o in qualche quadro dove stanno le sue reliquie forti colpi, pom pom pom. Di ciò hanno sempre fatto fede le religiose defunte e le attuali monache clarisse. Mentre si faceva in materica il processo sopra il culto della Beata, si udirono dall'urna gagliardissimi colpi da mettere in agitazione le povere monache, che sta succedendo. Si cominciò a osservare ogni angolo del monastero, si trovò che una trave sopra il coro era estremamente pericolante, sarebbero stati guai se non fosse esposto sollecito rimedio. Subito la si sostituì e la Beata, quasi contenta del servizio reso alle consorelle, fece esalare per tutto il monastero un profumo consolantissimo. Avete visto che sarebbe sempre rimasta, no?
E non meno prodigioso è il fatto avvenuto 1251, più avanti. Pericolando un muro del monastero, sentite, dovettero subito correre i muratori per rifare le fondamenta del muro cadente, si ricorse alla beata per averne protezione, che non tardò a manifestarsi. Infatti, mentre il muratore Raffaele Paternesi stava con un compagno nello scavo, sentì toccarsi e rivolto al compagno disse: «Chi mi tocca?» «Nessuno», rispose l'altro. Alzando gli occhi, il Paternesi vide che sopra di lui stava per rovesciarsi un ammasso di terra. Appena scostatosi, l'ammasso immediatamente precipitò. L'avrebbe senz'altro sepolto se la beata non fosse corsa ad avvisarlo. Stava sistemando il monastero, quindi lei l'ha protetto. La giovane Maria Mattioli di Senigallia, su miracoli un po' più. La giovane Maria Mattioli di Senigallia, nel 1212, era senza speranze di poter guarire da quell'inesorabile etisia che aveva troncato la vita ad altre due giovani sorelle. I medici hanno dichiarata incurabile. Un amico di famiglia inviò un pezzetto, ecco ora più volte, era un pezzetto di pannolino intriso dell'umore sanguigno della beata Mattia. Dopo messa addosso la reliquia alla povera malata, recitate da tutta la famiglia per preghiera alla beata per ottenere la grazia, all'istante l'inferma riebbe la sanità. Il padre di Maria estese il racconto della prodigiosa guarigione della figlia che, autenticata dalla cura vescovi di Senigallia, volle fosse a tutti noto. Poi Suor Maria Michela De Canti, clarissa del monastero di Montegiove, soffriva da 5 anni. Ridotto in uno stato miserabile, il 12 luglio 1820 si credeva fosse l'ultimo giorno della sua vita. La badessa prese una piccola reliquia dell'umore sanguigno della beata Mattia e la porse all'inferma. Presela, si sentì sana. Il medico curante, Pietro Savini, attestò che ciò si doveva attribuire al vero prodigio della beata Mattia Nazarei. Poi, il vescovo di Macerata, con attestata 23 giugno 1862, conferma la relazione di Suor Giustinia, superiore delle Giuseppine, del medico dottor Severini, c'è sempre il medico che conferma, che narrano che una Suor Eugenia di 23 anni era agonizzante per tisi. Consigliata allo stesso vescovo di fare un triduo alla beata Mattia con la promessa di recarsi a venerare nel sepolcro, appena finito il triduo, guarita, lasciò il letto con sorpresa di tutti. Siamo nel 1900, secolo scorso. La signora Leonilde Boldrini scrive alla badessa testimonianza qui brevemente riportata. Sento il dovere di ringraziare pubblicamente la potente taumaturga beata Mattia. Dopo molti giorni di pene si era deciso di sottoporre ad intervento chirurgico la mia figlia Maria Giuditta, la quale non ingoiava più cibo né articolava più parola per un enorme gonfiore la tonsilla sinistra. Ricolmo il cuore di angoscia e di fede, ricorro all'intercessione della beata, di cui altre volte ho sperimentato l'alta protezione, e mi raccomando le preghiere della madre badessa che mi favorisce una reliquia. Somministro all'inferma alcuni fili del frammento di lino, intriso dell'umore sanguigno, emanato dal corpo della beata, e attendiamo in preghiera. 2 ore dopo la febbre scende da 39 gradi a 37. La malata può parlare, può ingoiare, cessa completamente ogni dolore, è guarita. Inutile descrivere la gioia e la commozione della famiglia, specialmente della graziata, che promette di non rendersi già mai indegna del favore ricevuto dalla sua grande protettrice, Beata Maria. Ultimi 3 brevissimi. Nell'estate 1941, il Cesare Giorgi di Avaccelli di Arcevia, insieme alla figlia, veniva a Matelica a prostarsi innanzi all'urna che racchiude il corpo della Beata Mattia, pregandolo fervidamente, liberato da gravissima malattia. Cosa aveva? Sarcoma maligno alla spalla destra. Ordinò un triduo pubblico, intanto gli prese la reliquia intrisa di umore sanguigno, pregò fervorosamente. Da quel giorno si sentì meglio, dolori cessarono, gonfiore sparì. Visitato i raggi, fu dichiarato guarito, essendo scomparsa ogni traccia del terribile sarcoma. Ad una madre nel 1972 si ammalò di meningite su piccolo di 5 anni, che peggiorando sempre più entrò in stato comatoso. La mamma pose sul guancialino del bimbo morente l'immaginetta della beata e con grande fede pregò e fu esaudita. Il bimbo guarì perfettamente e tornò con gioia di tutti a giocare. Ultimo, la signora Maria Gubinelli Magnatti di Matelica dichiara che, trovandosi in agosto del 1954 ricoverata al Policlinico di Roma con prognosi tumore al cervelletto, la notte precedente all'operazione, in sogno, come Saint-Cherbet, le apparve la beata Mattia che, mettendo la mano sulla fronte, le disse: «Sei guarita». Svegliandosi, infatti, si sentì completamente guarita e uscì subito dall'ospedale. Ho scelto solo alcuni miracoli, se non andiamo troppo lungo, però vedete, no? Quando c'è la fede, quando c'è il merito del santo. Allora chiediamo cosa alla Beata Mattia Nazarei?
Anzitutto il miracolo più grande è quello della conversione dei cuori, quello miracolo più importante, quello che dà la salvezza, dà la santità. Poi se abbiamo malattie, un problema in particolare, possiamo anche richiedere senz'altro anche intercessione fisica per essere guarito quel mal particolare. Abbiamo visto quante persone con fede, perché è la fede che ci vuole, hanno ottenuto grazie. Ora anche noi chiediamo oggi alla Beata Mattia le grazie di essere guarito ogni male dell'anima e del corpo, confidando che ancora 6 anni fa trasuda ancora questo umore sanguigno, che lei ha detto: resterò sempre qui a pregare. E c'è quella comunione di santi, no? ci stanno vicino, ci parlano, ci accompagnano. Chiediamo oggi la sua particolare intercessione, perché anche noi possiamo un giorno raggiungerla in paradiso e con lei godere della gioia senza fine. Così sia, siano lodati Gesù e Maria.